tantissime associazioni tutti i giorni, da anni, cercano di promuovere il nostro territorio in maniera totalmente gratuita. E io penso che l'azione di promozione che fanno questi volontari molto spesso non viene gratificata nel modo giusto. E questo è stato il motivo per il quale noi abbiamo voluto dedicare alla cultura e ai nostri beni culturali questa festa del volontariato. Ma mi pare una splendida iniziativa quella che mette assieme il volontariato nel tentativo, e peraltro a se spesso riuscito, di dare una mano per la valorizzazione dei beni culturali e patrimoniali che esistono, una città peraltro come Benevento che da questo punto di vista ha tante tante cose da dimostrare, da far valere, da presentare all'attenzione dell'opinione pubblica. Qui siamo grati a coloro i quali hanno organizzato questa manifestazione e speriamo che possa ripetersi, come è già avvenuto fino ad ora, l'ottavo anno, e anche negli anni successivi. Poter essere oggi qui presente, rappresentare il Comune di Benevento, che ha messo a disposizione tutti gli strumenti possibili affinché questa festa potesse realizzarsi, è davvero una cosa molto ma molto bella ed importante. Non si può fare a meno del volontariato, sono cose che devi sentire, sono cose che devi avere dentro, ed è bello riuscire a poter cogliere il sorriso di una persona dopo aver rappresentato e fatto qualcosa di importante in modo volontario. Credo che sia la cosa più bella che si possa avvertire. Dopo la riforma Franceschini il terzo settore è diventato essenziale, fondamentale. È chiaro che si è discusso, si è ragionato, si è parlato soprattutto di un volontariato consapevole, di un volontariato professionale, di un volontariato non autoreferenziale e improvvisato, di un volontariato che possa effettivamente essere valore aggiunto per quello che è l'offerta del patrimonio culturale ai cittadini. La scommessa è quella di essere organizzati, di essere formati e di fare rete con le realtà del territorio, cittadini attivi, volontari che sono la forza dell'Italia per renderla più bella, ma soprattutto nel quotidiano per cercare di limitare i guai di chi è più fragile e soprattutto per stare bene insieme, magari discutere, ma soprattutto essere persone democratiche che vogliono sviluppare la propria conoscenza, la propria coscienza insieme agli altri. Ti ringrazio dell'invito che mi avete rivolto a questa ottava edizione della Festa del Volontariato. Sicuramente l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco è un'associazione che opera nel sociale attraverso atti di solidarietà, e la premiazione di oggi al socio Antonio Masotte è testimone di questo lavoro che svolgono quotidianamente. Grazie. Il ruolo che hanno in questo momento le associazioni in generale, che sia la Proco, che sia qualsiasi altro tipo di associazione, è di fondamentale importanza, perché alcune volte vanno anche a sopperire a quelle che sono le mancanze degli enti locali, che alcune volte sono anche mancanze legate al bilancio, non necessariamente ad una mancanza di volontà da parte degli attori istituzionali di intervenire. È chiaro che è importante valorizzare questo tipo di convergenza tra queste due anime della società, perché l'una, diciamo, è complementare all'altra. Anche l'istituzionalizzazione del funzionamento, della fruizione dei beni attraverso il terzo settore, credo che oggi possa essere una delle poche carte da scendere sul tavolo per poter cominciare un ragionamento vero, serio e molto largo per quanto concerne il nostro patrimonio culturale. Farlo a Benevento, farlo qui, soprattutto al Museo del Sannio, a Santa Sofia, ha un valore simbolico assolutamente alto e significativo.
L'evento è stato di particolare rilevanza, la cittadinanza ha riconosciuto l'importanza, si è incuriosita, si è informata, ha conosciuto ed è stata sensibilizzata rispetto alla necessità di fare del bene per rendere più bella la propria comunità. Siamo partiti dall'esigenza di generare consapevolezza, consapevolezza di ciò che abbiamo, partire da ciò che è certo. Il sito di Santa Sofia rappresenta per noi il simbolo della città capoluogo di provincia di Benevento, su cui il CESVOB ha voluto fondare l'inizio di una nuova sfida con il volontariato al fianco delle istituzioni per un nuovo sviluppo delle aree interne.